Un nuovo argomento dunque per questa edizione di Observer le storie. Abbiamo un collegamento con Giovanni Galletta, che è nato a Modena e ha studiato cinema al DAMS di Bologna. Ha scritto e diretto soprattutto mediometraggi, ma quello che parleremo questa sera poi è un lungometraggio, con il quale ha ottenuto diversi premi in festival di settore, tra i quali mi piace ricordare una menzione speciale al Festival Internazionale di Salerno, al premio Excelsior per il migliore mediometraggio e poi ha avuto un riconoscimento, il primo premio al London International Film Festival e poi abbiamo ancora Houston International Film Festival dove ha ottenuto anche in questo caso un riconoscimento come miglior opera drammatica. Allora, siamo collegati con Giovanni Galletta. Buonasera Galletta. Scusi, mi permetto solo Sì. di correggere. Lei ha parlato soprattutto di mediometraggi, ma io ho fatto tre lungometraggi che sono usciti al cinema e adesso sto preparando il quarto, per cui direi soprattutto lungometraggi. Ecco, Sì, no, ma comunque. quello che ho voluto sottolineare io, Galletta, che è partito dai mediometraggi, poi è arrivato ai lungometraggi e difatti il film di questa sera, Fuori c'è un mondo, è un lungometraggio, questo Assolutamente. sicuramente. Ascolti, allora, innanzitutto parliamo un po' di lei, di Modena, poi si è trasferito dove? A Roma? Assolutamente sì. A Roma, dove abito da 18 anni. Sono 18 anni che sono a Roma. Ecco, cosa significa lasciare una città appunto come è nato a Modena per andare a Roma? Perché si può fare il regista solamente in una città come Roma? Oh, ma guardi, mi fa una domanda che è talmente sì, perché a Modena non c'è l'ambiente. Allora io vorrei dire una cosa. Lei mi ha fatto una domanda. Io 2 giorni fa ho pubblicato un post nel mio account di Facebook e risponde abbondantemente a questa domanda, è in cima all'account. Addirittura ma è un post molto coraggioso in cui faccio delle confidenze molto particolari. Qual è il punto? È che il giro è a Roma. Cioè a Modena non c'è un giro di cinema, ecco, ma in nessuna città c'è. C'è un piccolo giro a Bologna perché è legato al Dance, ma non approda da nessuna parte perché i produttori sono a Roma, il giro è a Roma, ecco. E in pratica le posso riassumere non solo la mia carriera, ma quella di tanti, in poche parole. Che purtroppo è così ed è un messaggio che vorrei lanciare a tanti ragazzi che vogliono fare cinema. Ragazzi, non è il talento, purtroppo non è il talento. Il talento poi conta, ma non è che arrivi per il talento, arrivi perché sì, hai talento, ti sei fatto notare perché hai vinto dei premi. Trovi qualcuno che crede in te, ma in un qualche modo, cioè, sono le conoscenze, quelle che ti portano a fare delle cose. Ecco, se tu sei a Modena, non hai possibilità di avere veramente delle conoscenze influenti. Ecco, per cui, ma Modena, come qualsiasi città di provincia, ecco. Ad esempio, Roma è per il cinema, il giro per la televisione, per esempio, è a Milano, ovviamente, ok? Ma in qualsiasi città di provincia non hai possibilità, anche se sei un genio, non hai possibilità, o meglio, o ti succede un miracolo, oppure non hai delle possibilità, perché il giro non c'è. Il giro è a Roma, è una cosa che dico a tante persone che adesso, con la situazione che c'è adesso,
Conosco tante persone, tanti miei assistenti, tanti attori anche, che non si possono più permettere di stare a Roma e vengono, so, una volta a settimana e credono di risolvere così. E in realtà è un grave handicap non stare a Roma. Sì. È triste dirlo, ma purtroppo è la verità. Allora, Galletta, facciamo un'altra cosa. Faccio l'ultima domanda proprio sul legato a Modena, perché parliamo da Modena e quindi è chiaramente si rappresenta come un regista che è nella nostra capitale. E parliamo un po' anche del film. Certo, certo, sicuramente dopo. Okay. Ascolti, ma che cosa si è portato però di Modena nel fare il cinema a Roma? Oddio, che domanda. Guarda, diciamo che Modena me la sono... Leggetevi il post su Facebook. Va bene, va bene, allora, va bene. Non vorrei... No. Le rispondo, sì. Guardi. Allora, se vi leggete il post su Facebook, che è un post tra l'altro molto forte, molto coraggioso, ma è la verità. È la verità, e mi sono sentito di dire la verità. Alcuni mi hanno chiamato ancora, ma sei fuori a dire certe cose. A me piace dire la verità. Modena, sinceramente Modena me la sono dovuta lasciare alle spalle, perché Modena, sinceramente, però poi arrivo a risponderle, cioè a dire quello che dico nel post, Modena sinceramente è una realtà che mi stava troppo stretta, c'era troppa gente che non capiva. Insomma, le posso fare un esempio, sì, abbastanza certo. Terra? Sì. Ok. Mio fratello, per esempio, dice che non di me, ma in generale, e non è una cosa che ho sentito dire solo da lui, che lei è un'artista. Ok? Sì. Come per dire che lei non si sa mica che cos'è, non lavora, fa l'artista, come se un artista non lavorasse. Io le posso assicurare che fare cinema è un lavoro talmente impegnativo che chi non è del settore non se lo può immaginare. Vi assicuro, è un lavoro che non potete immaginare. Io ci sono tanti ragazzi che mi chiedono di venire sul set, cosa che io, quando lo dico al produttore, mi dicono per carità, perché nel momento in cui una persona mi viene sul set, se succede qualcosa è responsabilità della produzione. Sì. Io invece sono sempre disposto a litigare col produttore, perché io gli voglio fare venire questi ragazzi, perché il set è la vera scuola. Sul set capisci veramente che cosa è lavorare nel mestiere e intuisci che cosa è fare il regista. Sì. Solo stando sul set lo puoi capire. Ecco, Galletta, sì, veniamo al film, guardi, veramente veniamo al film. Allora, ma io quando inizio a parlare parlo. Sì, no, ma è giusto, è giusto. Allora, io leggo la sua dichiarazione a proposito del film. Ha detto, credo che chi mi segue possa riconoscere nel film la mia emotività. In realtà questo lungometraggio non è semplicemente un'opera intimista, ma è anzi il film in cui più ho cercato di rivolgermi ad un pubblico vasto, che è perlomeno quello che cerca lo spettacolo nel senso del coinvolgimento emotivo del termine. Allora, cosa rappresenta quindi sostanzialmente questo Fuori c'è un mondo per Galletta? Allora, io facendo cinema cerco di dare delle emozioni, ecco. E diciamo, le sparo anche un nome, che è il nome del mio maestro, e cioè Gabriele Muccino. Ah. Però io ovviamente non sono Gabriele Muccino, sono Giovanni Galletta. Gabriele Muccino è colui che definisco il mio maestro. Ecco, diciamo che
tutti i miei film, almeno come idea di base, vogliono rispondere a una domanda. E questa domanda è molto semplice, è molto diretta. Vale la pena vivere? Perché, diciamolo, vivere non credo che sia facile che per tutti. Non è esattamente la vita a livello generale, non va tutta come vorremmo, no? Ogni tanto si va incontro a delle cose che non abbiamo previsto, che non avremmo voluto incontrare. Quindi io direi, e poi ci sono tanti problemi, insomma, io credo che questa cosa valga per tutti. Addirittura ci sono delle cose molto drammatiche, e ad esempio la morte. Ecco, io affronto molto il tema della morte, perché ma attraverso la morte in realtà, e io parlo della vita. Adesso, per capire questa cosa, bisogna vedere il film, e io ve la lascio un po' così. Sì, allora facciamo così. I miei film sono molto spirituali, però non nel senso bacchettone del termine, assolutamente sì. No. E alla fine, comunque, che uno lo capisca o meno, possono avere delle interpretazioni fuori, c'è un mondo, ad esempio è un rebus, sì, che va seguito con molta attenzione, e sul finale, se sei stato attento, arrivi alla soluzione del rebus. Ok, se dovessi definire non solo Fuori c'è un mondo in due parole, ma qualunque mio film, anche quello che sto preparando, direi semplicemente che io faccio degli inni alla vita. Ecco, questo in due parole. Ecco, quello che stiamo vedendo, chiedo scusa, quello che stiamo vedendo, sì, è il protagonista principale del film, ovvero, esatto, Gabriele. Sì, esatto, che è interpretato dall'attore Emanuele Bosi. Esatto. Allora, sei d'accordo, facciamo così, sì, Galletta. Vediamo il trailer ufficiale del film, poi dopo lo commentiamo velocemente. Allora, vediamo il trailer. No, mi dicono che non abbiamo qualche istante ancora prima di vederlo. Ascolti, come si può riassumere la storia di questo film? Come si può riassumere? Ma sono quattro storie che si incontrano. Diciamo che il protagonista soffre di depressione, ok? È uno scrittore, soffre di depressione, però a un certo momento gli succede una cosa positiva, ecco, e allora esce di casa, e nel momento in cui esce di casa gli succedono tutta una sorta di eventi, alcuni traumatici, alcuni forti, alcuni misteriosi, che in un qualche modo lo riportano a trovare una risposta a quello che è la sua ricerca, e cioè se la vita ha un senso. Cioè lui inizia ad essere incanalato in un suo percorso, inizia a fare tutto un suo percorso. Il film è un percorso di incontri, di avvenimenti, uno è molto traumatico, e però in realtà questo avvenimento traumatico, in realtà scopriremo che gli serve per crescere. Sì, vediamo il trailer, Galletta, vediamo il trailer, va bene? Vediamo il trailer. Ottimo, sono qui. La mia vita non ha più nessun senso. Smettila. Tutto bene. Che
è successo? Non è mai troppo tardi. È sempre troppo tardi. Lei sarebbe... Aspetta, papà. Parlo io. Aiutami. Io mia madre non l'ho praticamente mai conosciuta. Non riesco più a trovare una forma di giustizia in questo mondo. Alza le mani o sparo. Che è successo? È solo per lei che lo faccio. Non ci sono altri modi, credimi. Ma perché ce l'hai? Come l'hai avuto? Allora, abbiamo visto naturalmente questo trailer. Era un po' che non lo vedevo e mi piace non nasconderle l'emozione di rivederlo dopo tanto. Davvero? Tanti ricordi, tante emozioni, tante soddisfazioni, tante emozioni. Allora, Galletta, ecco. Prima di fare le ultime domande, perché purtroppo il tempo è quello che è, mi sembra giusto ricordare, lo faccio io, poi dopo invece le faccio le due domande, che il film è scritto e diretto appunto da Giovanni Galletta, quindi questo è giusto, che è interpretato da Emanuele Bosi, Giulian Chisi, Bruno Crocitti, Alberto Tordi, Silvia Quondam, Gianna Paola Scaffidi, Ines Nobili e Lucia Battassa. Ecco, credo che sia anche giusto ricordare in questo caso qual era il cast del film. Certo, sì. Allora, ascolti, io le chiederei questa cosa qui. In una dichiarazione lei ha parlato di un thriller dell'anima. Sì, è assolutamente così. Il film a suo modo è un thriller, però in realtà è un'opera intimista. Col thriller dell'anima, però, lo so io che cosa vuole dire. Potrebbe, ma è un'affermazione rischiosa, perché può dare l'idea di qualcosa di cervellotico che il film non è. Il film ha un intreccio da un lato complesso, ma in realtà ha un intreccio molto semplice che può seguire anche un ragazzino, chiunque può vedere il film. Certo, se non, da un lato il film è molto semplice, dall'altro però se non lo segui con attenzione, cioè ti perdi la chiave di lettura che ti porta alla soluzione finale, diciamo così. Ho capito, sì. Ma la domanda, ecco, ma la risposta alla domanda, ecco. Sì. Allora, credo che sia importante ricordare, a proposito di questo Fuori c'è un mondo, che dopo essere stato visibile on demand su Sky Cinema, ora approda in esclusiva su Prime Video. E questo che credo sia una cosa importante, è una promozione, insomma, no? Sì, è la piattaforma più famosa dopo Netflix, e anzi mi dicono addirittura che è in crescita, sì. E che addirittura mi dicono che tende ad essere più stimata di Netflix ultimamente a livello di qualità. Ed è in crescita rispetto a Netflix. Galletta, le faccio una domanda di un minuto. Mi dà una risposta, certo. In un minuto? Un minuto? Ci proviamo. Vediamo se secondo me non mi risponde. Mi può anticipare qualcosa del prossimo film, quello che sta lavorando? È molto complesso. In un minuto è tosta. È un film molto difficile, è un film molto coraggioso. Ma è un film, è in qualche modo un po' un passo avanti rispetto a Fuori c'è un mondo. Ci sono sempre delle storie che si intrecciano, e in più parlo e arrivo a parlare. C'è un nuovo mio. Io nel film precedente avevo parlato di
accidenti di parapsicologia, sì. Ecco. E in un qualche modo, anzi, senza in un qualche modo, ci torno, ma addirittura io che sono solito fare dei film intimisti, questo è un film ancora più per il pubblico, perché diranno che per la prima volta faccio un film che ha a che fare con la fantascienza. Si fermi qui. Perfetto. Grazie Galletta, davvero. Grazie Galletta, buon lavoro naturalmente e ci sentiamo presto. Ringrazio io voi, arrivederci. Arrivederci, a presto. A presto, salve.